aziende che operano in Italia ma che sono capaci di guardare ai mercati esteri, quelli nei quali la domanda resiste, che anche per questo sono in grado di far fronte alle difficoltà e hanno saputo rinnovarsi e che possono rappresentare un modello magari da seguire per un tessuto produttivo come quello umbro, dove al di là di qualche eccezione è basso il livello di internazionalizzazione. Anche per la seconda edizione il Gran Gala dell'Imprenditoria di Gualdo Tadino ha attirato presenze autorevoli di aziende leader in Italia e di personalità di spicco di livello internazionale. Presente nello splendido scenario della Roccaflea, ad esempio, anche il vicepresidente di Fiat Brasile. Un'impresa d'arte, il titolo dell'iniziativa, promossa dal Museo regionale dell'emigrazione Pietro Conti, con il patrocinio del comune di Gualdo Tadino, della provincia di Perugia e della regione Umbria, con il contributo di Sole 24 Ore, formazione ed eventi. Il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri a suggellare la bontà di una iniziativa che ha radunato nello splendido scenario federiciano rappresentanti delle eccellenze dei settori quali alimentare, costruzione, ecosostenibile, biomedico, edilizia, editoria, arredo e moda. Ad arricchire la serata, evento, oltre premi per l'imprenditoria, la consegna del riconoscimento internazionale Globo Tricolore, dedicato alle personalità eccellenti che hanno reso importante l'Italia nel mondo. Sono stati il sindaco di Gualdo Morroni, il parlamentare Umbro Verini, i consiglieri regionali Chiacchieroni e Monacelli, rappresentanti delle aziende Ecosuntec e Rocchetta e i rappresentanti di Confartigianato Smacchi, di CNA Spigarelli e di Confcommercio Pucci, oltre che esponenti dell'ISUC, ad effettuare le premiazioni nel corso della serata condotta dai giornalisti Giuliano Giubilei e Patrizia Angelini e aperta dalla performance della giovane violinista Gaia Merico. Redditività, capacità di rivolgersi ai nuovi mercati, innovazione tecnologica, qualità dei prodotti e impegno profuso sul territorio nazionale in ambito sociale e culturale, i parametri con i quali sono state scelte le eccellenze cui è andato il riconoscimento. E assicura l'ideatrice della Kermesse e la direttrice del Museo dell'Emigrazione Katia Monacelli, e ci sono già aziende che hanno chiesto di partecipare alla terza edizione.